ragazze, eccomi finalmente tornata in un nuovo video. Oggi mi vedete parzialmente truccato, ho fatto soltanto la base viso e non ho truccato gli occhi perché voglio farvi vedere l'applicazione del nuovissimo mascara Paradise di L'Oreal. Io l'ho già utilizzato, ho avuto la fortuna qualche settimana fa, circa 3 settimane fa, di andare all'evento di L'Oreal. Abbiamo quindi provato per la prima volta il nuovo mascara e poi siamo andati anche nella fabbrica di L'Oreal. Per me era la prima volta, è stata un'esperienza magnifica, veramente molto molto bella. Abbiamo visto in particolar modo come viene prodotto e confezionato questo mascara. La fabbrica era gigante, veramente bellissima, e vedere come vengono prodotti i cosmetici è stata veramente un'esperienza che mi è rimasta nel cuore. Sono stata veramente contentissima di aver avuto questa occasione, ringrazio ancora tantissimo L'Oreal per questa opportunità. Ma bando alle ciance e vediamo subito l'applicazione di questo mascara e anche il risultato finale, che è veramente wow. Io lo sto ormai utilizzando da 3 settimane, è diventato il mio mascara preferito del momento, del periodo. La confezione è così, tutta nera, con la scritta appunto L'Oreal. Non lo faccio per piacerti, lo faccio perché mi piace. Avvertenze: il prodotto che segue può stimolare un forte impatto emotivo, l'uso ripetuto può creare dipendenza, e a me è successo, si raccomanda l'utilizzo soltanto ad un pubblico adulto, il prodotto potrebbe avere effetti desiderati anche di piacere. Cioè, veramente fantastiche queste frasi, e voilà! Il mascara è già volato, è già caduto, ecco qua, questa è la confezione magnetica, cade tutto, ok, abbiate pazienza, ecco qua. E all'interno c'era anche questo cartoncino che sicuramente appenderò alla porta della mia camera, perché mi piace molto. Comunque veniamo al prodotto vero e proprio. In realtà in questa confezione, oltre al mascara Paradise, c'è anche la matita Casual Paradise nera. Anche questa l'ho già provata il giorno dell'evento, l'ho utilizzata anche in queste settimane, e anche questa mi piace molto, però in questo video volevo farvi vedere più nel dettaglio il mascara. Questo è il mascara tutto in oro rosa, anche la confezione esterna. Abbiamo il tappino in oro rosa lucido, mentre il resto della confezione in oro rosa opaco, e questo dettaglio mi piace molto. Poi io amo l'oro rosa, lo sapete, e non potevo non amare questo pack, ma poi anche il mascara è veramente fantastico. Anche lo scovolino mi piace un sacco, proprio perché è abbastanza cicciotto. Io ricerco sempre nei mascara, preferisco i mascara con lo scovolino un pochettino più grande degli standard, e questo è la misura perfetta, quella che preferisco. Le setole di questo mascara sono molto morbide, flessibili, vanno a catturare tutte le ciglia. Ci sono oltre 200 setole, tantissime, proprio per riuscire a recuperare, insomma, andare a prendere tutte le vostre ciglia. Solitamente il mascara lo vado ad applicare, dipende, a volte soltanto sulle ciglia superiori, a volte anche in quelle inferiori. Se vi piace un effetto di ciglia superiori molto lunghe, che si notano di più rispetto alle ciglia inferiori, la cosa che vi consiglio è di non mettere il mascara sulle ciglia inferiori. Io non sempre lo faccio, dipende un po' da come mi gira quel giorno, quella mattina, però adesso veniamo subito all'applicazione, cioè voglio farvi vedere la resa. Però voglio utilizzare anche la matita Casual, tra l'altro mi stavo dimenticando i prezzi. La matita Casual, matita appunto contorno occhi, si può utilizzare volendo anche come ombretto oppure come eyeliner, perché comunque la punta è abbastanza, è morbida, però non è di quelle troppo morbide, quindi si riesce a fare una bella riga di eyeliner senza poi avere insomma la matita sfumata, un po' disastrata. E questa costa, aspettate che qua la cartella stampa, 8,99 euro, mentre invece il mascara costa 12,99 euro, prezzi comunque low cost, e questa cosa l'apprezzo tantissimo di L'Oreal, perché comunque è un brand che ho sempre acquistato fin da quando ho iniziato a truccarmi, prendevo sempre prodotti di L'Oreal, e quindi mi piace il fatto che siano prodotti di qualità ma comunque con un prezzo low cost. Adesso vado ad applicare il mascara sulle ciglia completamente struccate, e non sono andata a mettere il... intanto metto il mascara perché sennò non ne veniamo più fuori. Non sono andata a mettere nessun ombretto sugli occhi, non ho fatto eyeliner, nulla di nulla, perché volevo farvi vedere la resa di questo mascara con gli occhi completamente struccati.
quello che voglio trasmettervi poi in questo video è che si può essere belle veramente con un solo gesto, un po' di mascara e voilà, siete a posto. Non serve mettersi un chilo di prodotti, di ombretti sopra gli occhi per essere più belle, o comunque anche un sacco di prodotti sul viso, basta veramente poco. Il mascara, intanto vado ad applicarlo, il mascara è uno di quei prodotti, è il mio prodotto make up preferito in assoluto. Quando ho iniziato a truccarmi anni fa utilizzavo soltanto il mascara e non posso veramente farne meno. Posso uscire di casa completamente struccata, ma il mascara, quello c'è sempre, 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 sempre. Ditemi se non sono l'unica, ma sicuramente al 99% tutte le donne, tutte le ragazze utilizzano quotidianamente il mascara, perché va a stravolgere il make up. Senza mascara io non riesco a vedermi, però anche se non sono truccata, come vi dicevo prima, il mascara lo metto sempre, proprio perché mi dà anche quell'aria un po' più sveglia, più rilassata, e mi piace molto. Comunque sono andata a mettere il mascara partendo dalle radici fino alle punte, e poi quando sono soddisfatta inizio a girare leggermente il mascara, lo scovolino sulle ciglia, e poi le lavoro di più, lavoro il prodotto maggiormente sulle ciglia esterne per avere un effetto di ciglia finte. Questo mascara, oltre che andare ad allungare le ciglia, le va anche a volumizzare, e io cerco sempre queste due cose in un mascara perché le mie ciglia sono veramente sfigate, corte, dritte, e quindi cerco sia volume che lunghezza. Voi sapete, io molto spesso mi trucco in modo super naturale, però adoro vedere comunque delle belle ciglia lunghe, e già così con una sola passata potete vedere la differenza con l'altro occhio, cioè è pazzesca. Inoltre questo mascara al suo interno ha diversi oli straordinari che quindi vanno anche a curare le nostre ciglia, coccolarle, oltre che allungarle e volumizzarle. Questo mascara fa davvero l'effetto ciglia finte. Poi una cosa che ho notato con l'utilizzo di questo mascara è che se una volta asciutte, se voi le toccate, non sono spesse, sono super morbide, sembrano quasi ciglia naturali struccate, mentre invece con gli altri mascara al tatto questa cosa non la sento, cioè le sento che sono molto più spesse e percepisco che c'è sopra il mascara. Invece con questo assolutamente no, sembrano veramente, sono talmente morbide che si ha l'impressione quasi di non avere indosso il mascara. Poi un'altra cosa, non sbava assolutamente. Io quando metto il mascara poi lo tengo tutto il giorno, dalla mattina fino alla sera, e non mi ha mai sbavato. Adesso sono andata a metterlo soltanto sulle ciglia superiori, cioè, e guardate che cosa meravigliosa. E una volta che sono completamente soddisfatta passo a truccare l'altro occhio. Già potete vedere la differenza, e di qua ho messo soltanto il mascara. Ecco perché prima vi dicevo che basta davvero pochissimo per essere più belle. Per essere belle non servono chili e chili di trucco, ma basta veramente un filo di mascara. Passo all'altro occhio, però vado a mettere prima la matita casuale, la metto all'interno dell'occhio, nella rima interna. La metto anche da quest'altra parte. Se poi volete ottenere un effetto più intenso sugli occhi, potete utilizzare la matita casual sia, come vi dicevo prima, come eyeliner, oppure anche mettendo un po' di prodotto all'attaccatura delle ciglia e poi con un pennellino angolato, un pennellino piccolo da sfumatura, andare a sfumare il prodotto per avere un effetto un pochettino più naturale, ed è quello che andrò a fare io adesso. E poi vado appunto a sfumare il prodotto per avere un effetto più naturale. E una volta che sono soddisfatta della mia sfumatura, vado ad applicare il mascara e poi lavoro il prodotto tenendo il mascara inclinato verso l'esterno. Con movimenti a zigzag porto il prodotto fino alla fine. E questo è il risultato invece, sempre una sola passata con la matita casual leggermente sfumata, quindi l'occhio ovviamente è un pochettino più intenso. A me piacciono entrambi i risultati, sicuramente questo più da giorno, la mattina quando non voglio truccarmi mi metto il mascara e sono già a posto. La matita casual invece la sera, se magari devo uscire, devo fare qualcosa di più particolare.
Un'altra cosa fantastica di questo mascara, mi ero dimenticata prima di dirvelo, è che si può utilizzare anche su ciglia già truccate. Ad esempio all'evento ero già truccata e qui l'ho provato sulle mie ciglia truccate e non si sono creati grumi che sono veramente orribili da vedere, io li odio, oppure tutte le ciglia appiccicate, orribili. Mi è già capitato in passato di andare ad applicare un mascara qualsiasi sopracciglia già truccate e l'effetto era super disastroso. Con questo invece non succede, infatti volendo posso andare a fare anche una seconda passata e quasi quasi la faccio. Prima però, per avere gli occhi truccati nello stesso modo, vado a mettere la matita Kajal anche sull'occhio di sinistra. Vado a fare la seconda passata di mascara. Sicuramente facendo una seconda passata di mascara le ciglia ottengono un risultato più drammatico, però devo dire che anche questo effetto mi piace molto. Mi piacciono le ciglia super intense, nere, molto molto pesanti, anche veramente senza nulla, però con le ciglia super super intense. Più nere sono, meglio è, più mi piacciono. Sembra quasi che io abbia le ciglia finte e, come potete notare, le ciglia non si sono appiccicate l'una con l'altra e non si sono formati grumi. Sono magari leggermente più spesse, però non sono appiccicate. In questo caso, visto che le ciglia superiori sono veramente molto definite, metto un po' di mascara anche in quelle superiori, ma veramente pochissimo, giusto così appena appena, per non avere quelle, le ciglia inferiori completamente struccate. Direi che l'effetto è decisamente wow. Quando ho provato questo mascara per la prima volta sulle ciglia struccate sono rimasta davvero senza parole, perché l'effetto finale a me piace tantissimo. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se voi l'avete già provato, se vi piace il risultato, se vi incuriosisce. Potete trovarlo sia su Amazon, magari vi metto il link diretto qua sotto nell'info box, oppure anche nei negozi come Tigotà, Acqua e Sapone eccetera. Ok, nonostante io abbia fatto due passate, sono comunque super leggere, non si sente assolutamente il mascara. Mamma mia che bella cosa! Spesso quando metto, quando faccio due passate di mascara e poi tocco le mie ciglia, mi rendo conto che comunque le ciglia sono piene di mascara. In questo caso invece al tatto non si sente assolutamente nulla, sembra quasi di toccare le mie ciglia struccate. Approvatissimo. E nulla, questo è il risultato finale, l'applicazione del mascara Paradise di L'Oreal sulle mie ciglia. Magari provate a stoppare il video e tornare all'inizio per rendervi conto di quanto il mascara possa davvero fare la differenza. Cioè il mio viso è cambiato completamente, gli occhi sono super aperti, super wow, e mi piacciono un sacco davvero questo mascara super super approvato. Niente ragazzi, vi mando un grandissimo bacione, ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Ciao!